Questa è RLB, questo è Sotterranei Pop. Complimenti per gli amici, ma quanti amici hai? Mille modi in cui sorridi, ma poi non ridi mai. Non ti vergogni di mostrarti nuda come una cipolla che non sa far piangere. Dura il modo in cui mi osservi stare, solo sai che poi non te lo puoi permettere. I dischi che non capirai, i libri che non leggerai, le citazioni ti sorprendono, le variazioni ti confondono. Oscar Wilde, se mi sento solo, soffro solo se mi fai sentire dispari. E non soffro se mi sento solo, soffro solo se mi fai sentire dispari. E non soffro se mi sento solo, soffro solo se mi fai sentire. L'inganno è solo in parte vita. Chi ti assale e ti uccide sempre l'inattesa di un tuo sbaglio, di una fuga vera. Ti dirò da ti amico. Se mi fai sentire dispari. E non soffro se mi sento solo. Soffro solo se mi fai sentire dispari. Questa è Dispari, ancora un brano tratto da 5, La Luna e le Spine, nuovo album dei Marta sui Tubi. Ne stiamo parlando con Giovanni Gurino, che è stato paziente ad aspettarci a gustarsi della sua musica al telefono. Non so come suoni a sentire le proprie canzoni al telefono, ma anche questo fa parte. Pronto? Sì. Mi sento malissimo. Dicevo, Giovanni, sei stato paziente ad ascoltare la musica al telefono. Dico, non so come suonino le tue canzoni al telefono, ma anche questo fa parte, diciamo così, dell'esperienza insomma artistica, no? Quando si risponde alle telefoniche. Avevo messo il telefono in, approfittando della pausa, avevo messo il telefono in viva voce per non perdere la, diciamo, il contatto con la trasmissione. Sono andato giù e mi c'è la mia ragazza che mi ha detto praticamente: ma chi è il sostonato che canta? Ecco, questo è come si sente alla radio in viva voce. Senti, Giovanni, allora una cosa bella di questo disco, tu hai detto che rappresenta proprio il momento, è un disco nato come un album, quindi e forse questa completezza la si avverte scorrendo le canzoni, perché al di là di brani come questo, che insomma si vorrebbe mettere sempre il tasto di pit, ma una cosa bella che ha questo album è la scorrevolezza, cioè il fatto che ogni canzone successiva non ti fa rimpiangere la precedente, quindi difficilmente si mette il tasto skip sul CD per andare avanti. Credo che sia forse un segno vitale di come questo lavoro di 12 ore al giorno abbia dato i suoi frutti in maniera, direi, ottimale. Beh, guarda, hai detto delle parole bellissime.
cioè veramente sono lusingatissimo. Mi ha fatto ricordare una cosa che mi ha detto Giorgio Canali l'estate scorsa. Loro praticamente fanno i dischi, cioè si chiudono in un posto diciamo, senza avere delle canzoni pronte, ma così si chiudono in uno studio, in un casale, e si mettono a suonare e a tirare fuori proprio da zero un disco. E un po' è stato così questa volta per noi. Quindi quando me lo disse quella volta, io pensai: ma come? Ma è impossibile, come fai a entrare in un posto e tirare fuori delle canzoni dal nulla? Perché comunque noi abbiamo sempre fatto un lavoro completamente diverso, cioè noi siamo sempre entrati in studio di registrazione con le idee molto chiare e con i pezzi già finiti, con i testi a memoria, perché comunque avendo sempre budget molto risicati da spendere in studio di registrazione, preferivamo andare in studio e andare a registrare quello che dovevamo, invece che perdere tempo in sperimentazioni. Questa volta non avevamo il disco pronto, abbiamo fatto appunto come ha fatto tante volte Giorgio Canali. Sì. Esatto. E quindi insomma mi sono rivisto in questa cosa, devo dire che è un modo di lavorare molto interessante, perché probabilmente non sarà l'ultimo. Senti, ma in questo senso, siccome i testi delle vostre canzoni, no, sono molto impegnativi, nel senso che al pari della musica camminano alle volte in maniera velocissima, no? Come in dispari, cioè, e comunque hanno un bagaglio letterario imponente, direi, perché insomma sono, cioè, attirano subito l'attenzione. Alle volte uno non sa se seguire l'evoluzione musicale, perché abbiamo visto proprio come le canzoni in fase di arrangiamento hanno anche delle variazioni, no? Di tema in uno stesso brano, oppure seguire tutto insomma quello che dice una canzone. E come hai fatto a lavorare, appunto, a scrivere i testi in questo caso, in questa situazione? Perché penso che molto spesso il testo venga anche fuori da quello che dice, insomma, che il gruppo compone musicalmente prima, no? Non so, penso nasca così la canzone. Beh, in genere le canzoni possono nascere in molti modi diversi. A volte capita che qualcuno porta in studio un'idea già pressoché compiuta, con tutte le parti della canzone, strofe, ritornello, passaggio, eccetera. A volte capita che proprio si sviluppa un input che nasce spontaneo in studio, in fase proprio di improvvisazione. Quindi non c'è una regola precisa. I testi per noi, per me, soprattutto sono io quello che, diciamo, si occupa dei testi, riscrive, sono una parte fondamentale della canzone. Poi ci rendiamo conto col tempo che le canzoni che rimangono più nel cuore di chi ci segue, dei nostri fan, sono proprio le canzoni che esprimono, al di là di un contenuto musicale importante e diciamo ricercato, le canzoni che rimangono sono quelle proprio dove la gente si rivede in quello che cantiamo. E quindi, cioè, è un'occasione importante quella di poter dire qualcosa, esprimere se stessi e parlare agli altri con il cuore. Una cosa bellissima che ci accade spesso è che la gente ci dice che si rivede in quello che cantiamo, e che magari noi esprimiamo cose che loro hanno sempre pensato ma non sono stati capaci di dire con quelle parole. Insomma, a noi piace tantissimo il fatto di poter trovare un punto di contatto anche comunicativo, parlando del significato della vita, di come ci si sente. Sono questi temi che preferiamo, piuttosto che parlare di amore in senso così, nel senso proprio di un uomo con una donna. Cerchiamo di parlare di quello che ci fa stare bene o ci fa stare male. Certo, in fondo questo poi è il vero compito, no? Delle canzoni, cioè rappresentare tanti io diverse, insomma, di chi poi la fa propria, no? Perché la canzone, sappiamo che una volta che esce sul disco, che è suonata alla radio, diventa un po' di tutti, principalmente di chi l'ascolta,
ci si riconosce, come dicevi tu adesso. Questo disco però ha anche fatto di simboli, no? Il 5 che ricorre, perché il quinto disco, siete da 5 anni in 5, ma non c'è solo questo dietro il lavoro. Tra l'altro c'è un lavoro grafico bello, molto, molto sobrio, ma molto d'impatto, no? Con questa sorta di eclissi, no? Lunare che si vede, poi questa luce che si irradia, un bel lavoro grafico anche sulla copertina. Sì, il lavoro è stato fatto da Sergio Pampanelli, che è un bravissimo disegnatore, anche se in questo disco non ha disegnato niente, ma è uno che disegna da Dio. Ha fatto anche un'altra copertina per noi, quella del disco che è uscito l'anno scorso gratuito in download, con 6 pezzi tratti dal nostro ultimo tour, e quindi del Cromatica Tour. È un disco, sì, che parla del senso di colpa soprattutto, quindi il 5 rientra anche in questo caso, perché 5 è anche il quinto comandamento, quindi quello che dice non uccidere. E abbiamo trovato questa leggenda che voleva Caino esiliato sulla luna, punito e torturato con una fascina di spine sulla schiena, e nel Medioevo la gente che guardava le macchie lunari pensava che quelle fossero appunto le ferite della schiena di Caino. È un'immagine molto così suggestiva e che ti faceva proprio palpare l'espiazione per diciamo la tua colpa. Quindi, siccome il senso di colpa è un po' l'elemento, il credo unione di tutti i pezzi di questo disco, ci è piaciuto riprenderlo e quindi chiamare il disco 5, la luna e le spine. Niente, questo è diciamo quello che è il simbolismo del nostro disco. Poi questo 5 stranamente capitava ovunque ultimamente, veramente prendevamo gli hotel al numero 5 di ogni strada, la camera sempre il numero 5, cioè, a Sanremo siamo usciti come quinto gruppo, siamo come quinto artista in scaletta, il codice per votarci era 5, insomma sto 5 veramente ci perseguita. Allora direi che è d'obbligo, anche se io l'avevo preparata prima senza pensarci sopra, il simbolismo, mandare adesso a ascoltarci la traccia numero 5 che è di questo album, che è Vagabond Home. I know you've been so busy, I saw the crowd you made. My show had no one near me on the edge of your stairs. I know you should have seen me, God knows how much I care. So proud to see you crushed by the coach of the game. And I'm sorry for you, but I search for my vagabond home. And I'm rolling, so you were so ready. Someone always says I can get it again, but I'm always speaking what is not easy on the edge of your shell. And I'm drowning too, and I see you just begging for hope. Now you know it. Sorry, sorry for what is wrong and what isn't there.
E questa era Vagabond Home, l'unico brano cantato in inglese di questo album bellissimo, 5, La Luna e le Spine, dei Marta sui Tubi, con noi Giovanni Guilino dall'altra parte del telefono. Lo teniamo per qualche un altro paio di minuti, giusto prima di salutarlo, non abusare della sua pazienza. Giovanni, come dicevo, un disco veramente bello. Volevo capire adesso, ecco, a distanza di tanti anni, no, dall'evoluzione, da quando siete nati in duo acustico, anche se adesso, diciamo, la versione elettrificata dei Marta sui Tubi possa essere, sembrare molto più appagante degli esordi, no? Però è un tratto che voi comunque mantenete sempre, no? Perché le capacità anche diciamo così strumentali dei Marta sui Tubi, insomma, la chitarra di Carmelo è sempre efficacissima, sia che suoni acustica ed elettrica. Però volevo capire in conclusione, ecco, che cioè non rimpiangete naturalmente nulla di quel passato, perché come abbiamo detto anche questo disco segna una continuità, anche se abbastanza evoluto dal precedente. Poi deve essere per forza così. Il disco è stato fatto con strumenti acustici, la chitarra è sempre acustica, c'è il pianoforte, c'è il violoncello, di elettrico c'è soltanto un basso elettrico che in tre pezzi del disco, la chitarra è suonata sempre, non ci sono chitarre elettriche in questo disco, sono chitarre acustiche magari elettrificate o certo, con qualche effetto sopra, però la dimensione acustica è la nostra, cioè noi siamo nati così, suonando chitarra acustica, voce e poco altro. Poi pian piano abbiamo arricchito il suono grazie all'entrata in formazione di straordinari musicisti, quelli che ho, con cui ho l'onore di suonare, ma sono stati inserimenti mirati, ponderati, diciamo, veramente ragionati tanto, perché volevamo suonare solo con gente veramente con la follia dentro di sé, e quindi questo ci ha permesso di continuare a fare quello che facciamo da 10 anni, però senza snaturarci, senza seguire un genere preciso, senza ripeterci più di tanto. E questo è importante. Allora, io nel ringraziarti, Giovanni, voglio ricordare se c'è, vabbè, forse date qui vicini a noi, al momento non ce ne sono, ma insomma in genere Marta passano sempre, no? Sta bella. Ma guarda, il calendario è in continua evoluzione, per cui da un momento all'altro possono spuntare nuovi concerti dovunque, quindi noi aspettiamo anche concerti in Sicilia, al sud, al momento non sono in calendario, ma perché comunque per un discorso anche logistico abbiamo preferito fare una serie di concerti al centro nord in questo momento, ma sicuramente se non è in tarda primavera o in estate sicuramente passeremo dalla Calabria, da quelle parti lì, perché e per noi è importante suonare ovunque, e la Calabria ogni volta, insomma, ci regala sempre delle bellissime emozioni. Ed è così, grazie a Giovanni Guilino. Chiudiamo questa intervista, sta ascoltando il brano di chiusura che è Polvere sui Maiali, una degna conclusione, un album veramente ricco di tante cose, non ne aggiungiamo altro, noi ci abbiamo cercato di raccontarne qualcuno, ma come sempre meglio di noi può fare la musica che ascoltate su questo disco. Grazie Giovanni, a risentirci a presto. Grazie a te, un piacere, ciao, arrivederci. La polvere si posa sui maiali e fuori da qui non c'è più pace. Era domenica che singo di nottare, bere, vivere, masticare l'anima, mi fa prudere il cuore. Vivo su un tetto che scotta, su tegole, resti di navicelle spaziali, e da qui che vedo la polvere si posa sui maiali, morderanno il culo i miei fianchi.
chiodo le tavole, prego all'altare pagano che il mondo mi scivoli addosso e poi caschi. Grido e la mente mi sgrida come il marmo che stride incontrando il martello che intacca ed ha.